Ciao a tutti! Prima di iniziare il video vi invito a iscrivervi al canale, lasciare commenti, condividere, mettere un bel mi piace e infine mettere una spunta sulla campanella per ricevere tutte le notifiche sui video che pubblicherò. Allora, cosa vediamo oggi in questo 14esimo episodio, se non ricordo male? In questo episodio andremo a fare una... andremo a iniziare un principio di, diciamo, come si chiama? Eccoci qua, un principio di stalla per i cavalli, scuderia, non mi... scuderia. Allora, io non so dove potrei farla. Devo farne due almeno, perché devo farne una per di qua e una per di là, ma la principale sarà qua. Adesso pensavo, boh, potremmo farla qua sotto, così andiamo a sfruttare questo spazio qua, che se no rimarrebbe inutilizzato. Quindi facciamo così, sì dai, facciamo qua, che siamo vicino all'ingresso e uscita coi cavalli, eventualmente. Perché sarebbe bello farla anche magari fuori, dentro. Non so se gli zombie attaccano i cavalli. Boh, non lo so. In caso scrivetemelo nei commenti sotto se gli zombie attaccano i cavalli o okay. Che. Allora, intanto rimuoviamo un po' di terra perché dovremmo fare una roba grande, perché poi sono stato, lo so, inizierete a scrivere commenti che non ha seguito quello che ho detto, ma in realtà allora ho iniziato a esplorare la prima parte della fortezza del Nether off cam e ho trovato un fracco di selle, 4 o 3 o 4 selle, non ricordo. E da qualche parte ci sono ancora, mi pare, tre cavalli che io volevo provare a prendere e vedere se riuscivo a ottenere poi con gli incroci un cavallo fenomenale che salta in alto, ha tanta vita e quindi a tale scopo devo avere uno spazio ampio, diciamo, per tenere tutti questi cavalli, perché sennò dove li terrò? Poi intanto li terrò insieme. Poi più avanti, quando inizieremo a distinguere i cavalli, la loro armatura e tutto, faremo una scuderia, diciamo vera e propria, ognuno che ha il suo cartellino col suo nome e il suo spazietto organizzato con il corridoio d'ingresso principale e tutta quella roba lì, esatto. Quindi in teoria come spazio potrebbe andare abbastanza bene, diciamo sì dai, per cominciare potrebbe andare abbastanza bene, togliamo un po' qua, così ecco qua, così almeno è tutto più possibile, poi off cam oppure con voi continuerò qua a rifinire i bordi perché voglio fare una roba fatta bene. Allora, l'ingresso io direi di farlo comunque, trovare il modo di farlo qua l'ingresso, perché dov'è? Noi abbiamo l'ingresso per i cavalli, ce l'abbiamo qua, quindi direi di fare qui l'ingresso con la casupola. Poi qua comunque spianerò un po', allargherò, boh, non so neanche io. Quindi cominciamo a fare. Allora, io pensavo di farla in dorite levigata, che ho scoperto questo materiale che mi... Cioè, dorite normale non è bella, diciamo. Cioè, guardate la differenza. Infatti io la mettevo giù così. È molto meglio quella levigata, no? E allora ho deciso di farla così. Quindi, potremmo farla se no in lunghezza di qua. Oppure di qua anche. Sì, dai, facciamola da sta parte in qua che va in là. Faremo il giro lì e la discesa lì con le scalette, guardate, è già pronta praticamente. Allora, quindi,
Cominciamo. Uno, poi qua faremo le porte. Facciamo qui. Quanto facciamo largo? Boh. Facciamolo così. Ci stanno 4-5 ceste di quelle grosse, quindi se non di più. Allora, direi che come base questa potrebbe andare bene. Poi prendiamo le fence. E iniziamo a metterle. Non basteranno, quindi farò per adesso metterò giù le fence in due colori diversi. Ma intanto posizioniamo magari una craft table qua. Da qualche parte la potremo mettere qua vicino all'ingresso. Sì, dai. Qua. Poi qua ci metteremo un cancello o chissà cosa. Fammi vedere se mi fa fare. No, mi fa fare il cancelletto. Mi fa fare. Cancelletto, cancelletto. Sì, dai, facciamo. Se mai facciamo i cancelletti. Oh. Ok. Ci sta per adesso, ci sta un cancelletto solo. Ne metteremo due così possiamo passare. Vado a prendere altra legna nel frattempo. Ricordo che il concorso 100 iscritti è ancora attivo. I 100 iscritti, ricordo, uno di voi verrà a fare il video con me. Un video con me e otterrà la maglietta del canale gratis. Qua mettiamo le due fence, eccole qua. Ok, stile western. Poi abbiamo bisogno di una, due, una, due. Adesso ci spawneranno zombie e robe così, quindi nel frattempo andiamo un attimo a dormire, che voglio. Voglio vedere una roba dopo. Tanto si dorme. Vediamo dopo se riusciamo a prendere il cavallo. Non mi ricordo come l'avevo preso il primo, se con lo zucchero, il fieno, boh, non mi ricordo. Poi sarà anche da andare a vedere il villaggio dei villaggeri, che diciamo ho finito abbastanza, ho messo i due principali nel tunnel, sono riuscito, e il terzo devo ancora riportarlo, devo riportarlo su perché era uscito, sperando che non esca più. Eccoci qua, siamo qua di nuovo, nuovamente tutti felici e contenti di nuovo tutti qua, pa 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 pa. Come verrebbe? Fatemi vedere come se circondassi la cosa di fence del Nether. Fammi vedere com'è che viene. Contrasto troppo scuro, non mi piace. Per una stalla qua è troppo scura. Allora, facciamo una, due, tre. 9 soltanto? Non basteranno? Sì, basteranno? Boh, chi lo sa. Le facciamo un po' poi quando avrò quelle, diciamo, uguali. Ne mancano tre. Due, ne manca una. Una ne manca. Fammi vedere se vado a fare una roba del genere. Com'è che sarebbe? Fammi vedere. Cioè, se faccio tipo ai quattro angoli, una roba così, e poi in mezzo magari ci posso anche mettere tutto vetro colorato anche. Ci sta bene magari un vetro colorato qua. Così, allora, il recinto per i cavalli diciamo che è finito così com'è. Qua abbiamo della pietra, ci craftiamo una pala. Era una pala o una zoppa? Una pala in pietra, beh, in caso abbiamo anche una pala per spaccare
le cose, se non funziona, in teoria, se noi... Esatto. Vedete come viene? Bellissimo. Magnifico. Ora, volevo fare dei blocchi di grano, delle balle di fieno, quindi andiamo a prendere le balle di fieno alla nostra superissima mega farm di fieno, appena avviata. Pa, 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 pa. Eccola là. Tu, 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 ta-na-na-na, parkour! Ta-na-na, parkour! Allora ci prepariamo. Ta-ta-ta-tac, tac. Pa-pa-pa! Allora, facciamo una cosa con... è bellissimo! Ma è bellissimo, è fantastico! Devo farne altri! Intanto, andiamo qua. Altri 7. Mettiamo qua. È fantastico! Ma che roba! Magnifico! Se lo rompo me lo ridanno. Ma è fantastico! Guardate che roba! Beh, 12 fence potrebbero, credo potrebbero bastare. Sali. Tac. Sono 12 fence, quelle normali, però potrei, se lo facciamo bello altino di 3 potrebbe andare anche, potrebbe. Vediamo. Credo proprio di sia. Allora, c'ho ancora un po' di dorite levigate con cui posso fare. Giusti, giusti, cavoli. Mamma mia, che figata. Fighissimo, raga. Il top del top. Il top del top, raga. Allora, dobbiamo farci delle birch, delle slab. Dobbiamo farci degli slab. Per fare quegli slab tettucci. Gli slab tettici. No, raga, non ci credo. Lo fa sul serio. Lo stai facendo sul serio? Sul serio stai mettendo gli slab tutto sopra. Non ti bastano, devi farne il triplo. Eccoci qua, diciamo che la base è finita così, potrebbe anche andare bene così, basta ci metto, ci potrei piazzare. Per adesso. Per adesso ci posso piazzare della dorita levigata qua proprio così, proprio un po' di dorita levigata. Sai che ti dico, non è neanche male, anzi è anche bello vedere così a dorita, tutta la dorita levigata per quello. No, no, non è male, no, no, per niente. Mi piace, anzi,
Bello, proprio sembra un muro. Arrivi qua e ci sono i cavalli. I cavallini. Allora, abbiamo finito. Adesso si è messo anche a piovere. Concludiamo l'episodio portando il cavallo. Portiamo il nostro, per adesso, il nostro unico cavallo. E poi si vederà se andiamo a prenderne altri, quando ne prenderemo altri, boh, non lo so. Quindi ci pigliamo il cavallo, fammi vedere da cosa può uscire. No, vedete? Quello è il bello delle felci del Nether. Che te può entrare, ma lui non può uscire. Vediamo se ci passiamo o ci spappoliamo. Bellissimo! È fantastico! Ma perché non mi fa scendere? Ecco qua. Ma tu no, no fuggire, eh. Taletta, bravo, fa il bravo. Beh, allora ci salutiamo qua. Là c'è il nostro cavallo, questa è la nostra scuderia e ci salutiamo qua, un saluto elettrizzante a tutti, bella ciao!